Beppe Barletti, alle 15 fischio d'inizio. Sono esattamente le 15:08 minuti. È in azione la Juventus. Zavarov. Una finta, passaggio per Aleinikov che supera la difesa del Milan. Non è in fuorigioco, palla per Schillaci. Sinistro, gol, 1-0. Altra azione corale della Juve, Barros lancia De Agostini, cross immediato, Schillaci, tocca per Galia. Il tiro è frenato da Galli, ma arriva Furetto. Barros, gol, 2-0. Altra azione, Marocchi. Ha conquistato palla, lancia Barros, millimetrico il cross per Zavarov, è l'occasione per il terzo gol, tiro sul corpo del portiere. In apertura di ripresa il Milan, cross, uscita spettacolosa di Tacconi in gran forma su cross di Stroppa. 13° minuto, Galia e Aleinikov conquistano la palla, va via il sovietico, tocca per Zavarov. Rapido il lancio, Barros, non sono di nuovo in fuorigioco i bianconeri, almeno così pare. Barros, fredda, Galli, 3-0, la felicità del piccolo portoghese. Rivediamo il replay nel momento conclusivo. Ha aspettato l'uscita di Galli e lo ha bruciato. Ci abbiamo alla fine, tira di punizione di Donadoni, Tacconi salva, poi batti e ribatti in area. Troppa manca l'aggancio e la difesa allontana. Ultimo minuto della partita, ultimo assalto milanista. Tassotti si porta in avanti, controlla. Van Basten gli fa cenno, riceve, tocca di testa, Tacconi, superbo, imbattibile oggi, De Via. Vediamo le immagini di Tacconi, complimentato anche dai compagni di squadra. Ed ecco la ripetizione dell'azione, il cross bellissimo di Tassotti, l'altrettanto bello colpo di testa e la partita finisce così. È difficile dire se il Milan sia in momento di crisi oppure no, se la Juventus, ma che la Juventus stia in continuo crescendo non è difficile dirlo. Il merito del suo allenatore credo sia palpabile, palese. Con una squadra che non è quella del Milan, bisogna dirlo a chiare lettere, mancano alcuni uomini a questa squadra, alcuni uomini soprattutto per le panchine cortissime. Zoff sta facendo miracoli. Oggi ha imposto il suo gioco ad uno specialista che è Sacchi. Bisognerà vivere queste ultime giornate di campionato, anche perché in testa c'è questa passione tra Milan e Napoli, ma la Juventus credo che oggi, non ci sono dubbi, abbia fatto in pieno il suo dovere, cioè quello che voleva Dino Zoff. A voi la linea, va.